Buongiorno a tutti, ci troviamo in una delle sale del Teatro Sociale di Pinerolo. Abbiamo qua insieme a noi il direttore maestro musicale Claudio Morbo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, siamo qua in attesa di una grande serata in onore di Chopin, del quale ricorre il bicentenario dalla nascita. E quindi tra i vari eventi dedicati a lui c'è questo appunto del Teatro Sociale di Pinerolo. Ce ne vuol parlare? Lei è appunto assolutamente uno degli organizzatori. Ma l'idea è stata proprio questa, cioè di ricordare questo anniversario, cioè i 200 anni della nascita di questo grande compositore, con un concerto che coinvolgesse un pianista locale. Infatti il pianista che si ascolterà questa sera, Massimiliano Genot, e di Pinerolo, è nato a Pinerolo, adesso sta facendo una grande carriera in tutto il mondo, però forse è la prima volta che ritorna nella sua città in un contesto così importante. E questo mi ha fatto particolarmente piacere, ho unito questi aspetti e mi è sembrato che potesse essere una proposta interessante per... Ma non solo Chopin però in questa serata? No, l'idea è stata quella di... inserire Chopin nella sua epoca, quindi ho pensato di affiancare al concerto numero 2 in fa minore appunto di Chopin alcuni brani, alcune ouverture di autori che appartengono alla sua epoca per dare una sorta di contesto storico. Si parte un pochino prima dal Don Giovanni, che sì, ha una tensione già romantica pur essendo di qualche decennio precedente, fino ad arrivare al Coriolano di Beethoven, Guglielmo Tell di Rossini e poi, ancora spingendosi ulteriormente in avanti, il Preludio dei Maestri Cantori di Wagner, che rappresenta forse una delle massime espressioni del romanticismo. Quindi proprio per dare una panoramica molto ampia anche al pubblico che magari non è proprio addentro alla musica classica, di ciò che era in quell'epoca non solo Chopin ma i suoi colleghi. Esattamente. C'è una parola tedesca, lo Zeitgeist, che esprime proprio lo spirito dei tempi. L'idea era quella di riuscire a far venire fuori dalla musica quella che poteva essere la sensibilità che percorreva l'Europa musicale di quegli anni. Ecco, dato che ci troviamo appunto nel Teatro Sociale di Pinerolo, lei a questo teatro è particolarmente legato, perché 2 anni fa è stato protagonista di una serata altrettanto importante. Sì, è vero, perché questo teatro ha avuto una storia un pochino complessa, nel senso che è stato costruito verso la metà dell'Ottocento ed era stato inaugurato addirittura con un'opera di Bellini, quindi era nato con una certa propensione per la musica, la grande musica. Poi negli anni 70 era diventato una specie di cinema e nel 72 era bruciato, era andato a fuoco e per quasi 40 anni è stata una specie di rudere, era rimasto un involucro esterno e era cresciuto addirittura un albero all'interno e fortunatamente l'amministrazione comunale ha pensato di fare un grande sforzo per restituire la cittadinanza a questo teatro. Io per tanti anni ricordo, passando davanti al teatro, sognavo di poter un giorno lavorare, dirigere in questo teatro. Finalmente l'occasione si è presentata, infatti 2 anni fa, nel 2008, abbiamo riportato la grande musica con l'esecuzione della 7ª Sinfonia di Beethoven, appunto, che ha un po' così riavvicinato Pinerolo alla grande musica. Direttore di coro, maestro musicale, fino a diventare, dopo qualche anno di assistenza ad altri direttori d'orchestra, lei stesso direttore d'orchestra, debuttando con la Serva Padrona. Sì, è vero, ho avuto la fortuna, e questa è una fortuna, di poter fare un po' la trafila dei ruoli che è possibile fare in teatro. Questo ti permette di conoscere, diciamo, proprio partendo dalla polvere del palcoscenico, la realtà, soprattutto del teatro d'opera. C'è da dire che io in realtà ho fatto i miei studi di composizione, però l'idea di qualcuno che si chiude nella sua casa e elabora, scrive la musica,
non era tanto adatto a me. Io amo molto la gente, amo stare con gli altri, e il fatto di dirigere è una cosa che ti permette di fare musica, però insieme agli altri. Questo trovo che sia molto bello, e forse questo è il motivo principale che mi ha spinto in questa direzione. Tra l'altro lei ha gli studi comunque in giro per l'Europa, è una grossa fortuna, credo, per un musicista avere l'opportunità di non fossilizzarsi sull'ambiente italiano. È una grande fortuna, è una grande esperienza, perché è molto bello rendersi conto che quando si esce dai confini nazionali e si incontrano persone che provengono da tutto il mondo, ci si rende conto che in realtà si possiede un linguaggio comune. Può sembrare un discorso banale, ma non è così, perché la musica è veramente un linguaggio comune. Poi la cosa curiosa, che forse non tutti sanno, in qualsiasi parte del mondo, con qualsiasi orchestra, si può dire più legato, rallentando, cioè la lingua internazionale della musica, come l'inglese lo è per internet, la lingua internazionale della musica è l'italiano, e forse noi non ci rendiamo conto di questa straordinaria qualità che la nostra cultura ha, e spesso la releghiamo a ruoli marginali. Ecco, a questo proposito, maestro Claudio Morbo dirige da qualche anno anche l'Istituto Civico Musicale di Pinerolo. Sì, anche questa è una bella esperienza, perché è molto importante potersi sforzare per lasciare un segno sulle nuove generazioni. Ad esempio, io ho avuto la possibilità di poter fondare un'orchestra di studenti che si avvicinano così al grande repertorio musicale, ed è una cosa molto bella, perché si sentono molto coinvolti e si sentono molto protagonisti di un lavoro collettivo basato sulle individualità che si sono. Crescono insieme a lei questi ragazzi, crescono tra di loro, crescono con la musica, e in qualche caso molti vivono di musica poi nel loro futuro. Ne ha già visto qualcuno che ha deciso di intraprendere con determinazione questa strada? Sì, fortunatamente in questi anni, questa scuola esiste da quasi 50 anni, ma non sono stato sempre protagonista, sono 4 anni che la guido. Ci sono state molte persone che sono riuscite, dopo gli studi, a far diventare quella che era la mia passione, uno strumento per costruire una vita che è un protagonista. Crede che in qualche maniera lo studio possa compromettere la passione per la musica? Ma io penso esattamente il contrario, cioè penso che la passione è molto importante, ma è necessario che questa venga in qualche modo organizzata, strutturata, con una situazione bastante, uno studio. Questi due elementi, quindi la passione, la spinta naturale che può dare uno slancio alla partenza, deve essere affiancato dallo studio, perché non bisogna illudere nessuno. Se uno vuole completare un percorso di studio, deve studiare. Non ci sono alternative, non ci sono scorciatoie, è una strada lunga e faticosa. Ecco, maestro Morbo, quando si ha a che fare con la musica si tende chiaramente ad abbracciare vari generi musicali, nell'ambito della musica leggera magari vari brani di vari artisti, interpreti. Tutto quello che le è capitato di suonare, di dirigere, cosa predilige in particolare? Ma devo dire che ho una particolare predilezione per l'opera. L'opera è una grande tradizione nostra, italiana, e devo dire che tutte le volte che mi capita di andare all'estero ho la sensazione che fuori dall'Italia ci sia una grandissima amore, una grandissima considerazione per questo genere, che forse noi tutto sommato qui in patria snobbiamo un po', riteniamo così qualche cosa, vestigio del passato, pezzo da museo. All'estero invece c'è la netta sensazione di qualche cosa di vivo e estremamente piacevole.
all'estero, appunto. A me è capitato spesso di tenere delle masterclass all'estero, e il fatto che ci fosse un italiano a portare queste conoscenze era richiestissimo da cantanti un po' di tutto il mondo, perché giustamente si pensa, si ritiene che questa sia una tradizione italiana che vada coltivata nel rispetto del legame. Quindi stasera avremo il piacere di ascoltare il concerto dedicato a Chopin alla sua epoca. Invece i prossimi concerti, dove lo possiamo trovare? Ci saranno una serie di appuntamenti estivi in cui noi ripeteremo questo programma, e poi ci sarà un appuntamento molto importante a novembre, 4 novembre, al Teatro Toselli di Cuneo, e con l'Orchestra Bruni di Cuneo, appunto, dove eseguiremo la quarta sinfonia di Mendelssohn italiana, e penso che sia un avvenimento che è importante, che spero che diventi un successo che venga gradito. E poi per il 2011, 2011 c'è l'anniversario del 150esimo anniversario dell'Italia, per cui ci saranno molti appuntamenti verdiani, che è considerato, Verdi un po' considerata forse l'espressione più genuina dello spirito risorgimentale, quindi avrò a gennaio un ballo in maschera, poi avrò in aprile Nabucco, poi avrò di nuovo ballo in maschera, e queste sono le prossimi appuntamenti. Un aneddoto legato alla sua esperienza? Ma c'è sempre una cosa che racconto con piacere, ed è questa. Anni fa ebbi l'occasione di dirigere un concerto in Ungheria. Io ho studiato e ho iniziato a lavorare in Ungheria, ho anche vissuto per un certo periodo. E in quell'occasione, quasi per sdebitarmi nei confronti di questa grande cultura e tradizione, avevo pensato di dirigere un pezzo di un autore ungherese, cioè il concerto per orchestra di Béla Bartók, che è un pezzo di grande difficoltà, grande complessità, che ho studiato con grandissima attenzione, perché mi sembrava, sì, andare davanti a loro a fare la loro musica mi sembrava qualcosa di molto importante. E dopo una settimana di prove con l'orchestra, dopo il concerto, sono venuti qualcuno dell'orchestra e mi ha detto: sì, però maestro, la prossima volta ci faccia fare Verdi Puccini, perché noi amiamo questa musica. E a me è colpito molto, perché non mi aspettavo che dei musicisti, che pur essendo depositari di una tradizione e una cultura notevolissima, poi appunto come predilezione si richiamasse a quelli che sono i nostri capisaldi della nostra. Ecco, un volo sulla musica contemporanea classica e magari sugli studi di elettronica che vengono anche fatti. Ma la situazione è molto complessa. Io, appena terminati i miei studi, avevo iniziato anche a comporre. Io ho avuto la fortuna di poter studiare con importanti figure del panorama musicale, come Franco Dottoni, come Orazio Corgi, Ivan Fedele, ripeto, la mia scelta è stata poi quella di in qualche modo abbandonare questo territorio, seppure estremamente stimolante, estremamente ricco di implicazioni, e ho pensato che per il mio carattere, per la mia indole, fosse più adatto a questo tipo di percorso. Quindi stasera, appunto, aspettiamo l'importante evento dedicato a Chopin, e aspettiamo però poi di poter sentire il bellissimo concerto di novembre al Teatro Toselli di Cuneo. Grazie maestro Morbo. Grazie a lei. E arrivederci.